Buongiorno dal dottor Simone Sottocorno. Quest'oggi voglio parlarvi ancora del disturbo borderline di personalità, visto che sta riscuotendo un certo interesse. Dunque, mi vorrei concentrare in particolare su quello che è un aspetto di questo disturbo, cioè quello che ha a che fare con i sentimenti cronici di vuoto. C'è un qualcosa che viene descritto tra i criteri del disturbo borderline da parte del DSM e che è un sintomo che si riscontra con una certa frequenza, ma poi entro più nel vivo. Dunque, intanto io parlo di DSM che per noi clinici è un punto di riferimento fondamentale per la diagnosi. Ma di che cosa si tratta? È un manuale fondamentalmente, DSM sta per Diagnostical and Statistical Manual, e praticamente contiene una descrizione approfondita di tutti i disturbi psicologici e psichiatrici che sono stati identificati e che appunto sono ben descritti e spiegati e sono indicati una serie di criteri per poter apporre quella diagnosi, cioè se vengono soddisfatti un tot di criteri per quel determinato disturbo, allora si dice che quella persona soddisfa i criteri e ha quel determinato disturbo. Il DSM ha come caratteristica fondamentale quello di essere ateoretico, quindi vuol dire che non si fonda su nessuna teoria psicologica particolare nel formulare queste sue descrizioni, queste diagnosi, queste categorie nosografiche, il che è vero, ma fino a un certo punto, nel senso che poi comunque viene analizzata tutta la letteratura esistente sull'argomento, ad esempio parliamo del disturbo borderline, viene analizzata tutta la letteratura sul disturbo borderline, al fine che naturalmente una letteratura basata invece su delle teorie della personalità, e quindi assolutamente parliamo di teorie, che è basata, appunto, è fondata su tutta una serie di ipotesi che poi vengono studiate secondo il metodo scientifico, ma che comunque partono da una base teorica. Quindi ateoretico in realtà fino a un certo punto. Però ecco, sicuramente ha un vantaggio grande, cioè che è quello di definire un linguaggio che sia un linguaggio comune per tutti i clinici che decidono di sfruttare questo manuale, per cui un po' da tutte le parti del mondo ci si può intendere tra clinici e quando si dice disturbo borderline allora si intende esattamente quella roba lì e non un'altra. Però ecco, a proposito di disturbo borderline di personalità, negli ultimi 25 anni si è studiato moltissimo i disturbi di personalità e in particolare proprio questo disturbo, quindi la mole di letteratura è veramente vasta. Pensate che questa enorme mole di letteratura è stata ridotta in un'operazione veramente radicale nel suo essere riduzionista a 9 scarni criteri che lo descrivono. Per poter, un individuo per poter soddisfare questa diagnosi deve soddisfare 5 di questi 9 criteri. Il che tra l'altro pone una riflessione interessante, perché questi criteri sono piuttosto eterogenei, nel senso che hanno a che fare con delle aree del funzionamento della struttura di personalità piuttosto differenti e quindi sono dei tratti che vanno magari a intercettare l'identità, quindi il sé, che vanno a intercettare le relazioni interpersonali, che vanno a intercettare l'affettività, che vanno a intercettare dei comportamenti che hanno lo scopo di regolare alcuni aspetti dell'affettività e così via. Ecco, pensate che una persona che soddisfa 5 di questi criteri si dice che ha un disturbo borderline e quindi viene trattata in un determinato modo. Una persona che ne soddisfa solo 4 non ha un disturbo borderline, però capite bene che tra quello che ne soddisfa 4 e quello che ne soddisfa 5 non passa così tanta differenza. Questo è un po' il problema dell'approccio categoriale, cioè bisogna stabilire comunque un cutoff e dire ok, da questo momento, da questo punto in poi diciamo che c'è disturbo, sotto questo punto invece non c'è. E ancora,
una persona che soddisfa 5 determinati criteri può essere molto diversa da un'altra persona che soddisfa sempre 5 criteri, ma che ne ha in comune con la prima soltanto uno, per esempio. Quindi possono essere molto diverse tra loro. Infatti, poi anche nella pratica clinica osserviamo come le persone con disturbo borderline di personalità possono essere anche molto diverse l'una dall'altra, proprio per questa ragione che vi ho appena descritto. I criteri, tra l'altro, del DSM sono elencati non a caso, ma con una logica ben precisa, cioè che è quella della rappresentatività, ossia il primo criterio è quello che viene considerato essere il più rappresentativo. E come se l'APA, cioè l'American Psychiatric Association, ha deciso che è il più rappresentativo? Sostanzialmente analizzando statisticamente una enorme quantità di studi scientifici e di meta-analisi e di review, eccetera, su questo argomento. Alla fine ha detto che sostanzialmente nella maggior parte dei casi quel criterio lì è quello più presente nelle persone che hanno questo disturbo e che meglio le, appunto, finisce per rappresentarlo anche in termini di ricadute sul funzionamento della persona, quindi potremmo dire in termini di gravità in un certo senso, anche se non è proprio così. Allora, quindi dicevo, sono elencati secondo questo principio. Allora, più andiamo in fondo nella lista, meno i criteri tendono ad essere rappresentativi. Uno di questi, diciamo, nella parte bassa della classifica è quello relativo ai sentimenti cronici di vuoto, che è un criterio che pare essere non molto rappresentativo, ma che vi assicuro io piuttosto con una certa frequenza riscontro nei clienti, nelle persone che vengono nel mio studio e che hanno ovviamente questo tipo di problematica. Allora, vi spiego un po' di che cosa si tratta. Questi sentimenti cronici di vuoto, allora, intanto sono cronici, quindi vuol dire che non si manifestano per un periodo della vita della persona e poi scompaiono e poi riappaiono, eccetera, ma tendono appunto a essere, a presentarsi in maniera continuativa nel tempo, un po' accompagnando la vita del soggetto in un certo senso, e hanno a che fare con un senso di vuoto, quindi con un sentimento. Anche qui però si pone, come dire, un po' un problemino, nel senso che cos'è il vuoto? E tende a essere un concetto un po' vago, un po' indefinito, quindi già darne una definizione risulta un po' difficile, ok? Inoltre, quindi prima di tutto intenderci su che cos'è è già difficile. Secondo, voi pensate, chi sperimenta questi sentimenti di vuoto, doverli tradurre in parole non è semplice, anzi è molto difficile, e quindi a maggior ragione diventa complicato descrivere di che cosa si tratta, quindi tradurre in parole questa esperienza interiore così ineffabile per certi versi, e allora a maggior ragione capite che per il clinico diventa difficile riconoscere, diventa difficile capire che il paziente sta parlando di quella roba lì. Però è estremamente interessante perché questo ci dice qualcosa, diciamo, dell'avere un disturbo borderline a partire dall'esperienza soggettiva, cioè dall'interno. Cosa significa sentirsi borderline dall'interno? Ecco, proprio, e quindi da questo punto di vista è sicuramente interessante, però come dicevo diventa complesso poi per anche i pazienti stessi tradurre in parole questi sentimenti. Infatti è molto frequente che parlino di depressione. Dottore, sono depresso, ma e poi si va a indagare un po' meglio che cosa si intende e si capisce che non sono sentimenti depressivi, ma sono sentimenti di vuoto, e vi spiego perché. E questo è molto utile, secondo me, proprio per una diagnosi differenziale anche. Dunque, mentre i sentimenti depressivi rimandano a una perdita di un qualche cosa, perdita di interesse, perdita di piacere, perdita di energie, piuttosto che una connotazione negativa, catastrofica o comunque spiacevole su di sé, sugli altri e sul mondo in generale. E quindi comunque ha a che fare con degli, potremmo dire, degli oggetti interiori, delle rappresentazioni.
mentre invece i sentimenti di vuoto no, manca quell'oggetto, non c'è un qualcosa che prima si sentiva in un modo e poi si sente in un altro. È proprio una assenza di consistenza, e allora questo rimanda non alla dimensione dell'affettività come la depressione, ma alla dimensione dell'identità. E vi spiego perché, cioè è un sé che non riesce come dire, a mantenersi stabile e quindi essere afferrato e descritto. Perché nel disturbo borderline noi sappiamo che ci sono delle rappresentazioni rispetto all'immagine di sé, e qui andiamo nella fascia alta dei criteri, quindi molto rappresentativo, che sono instabili. Quindi ci sono queste rappresentazioni contraddittorie che si alternano in qualche modo tra positive e negative. Questa oscillazione, questo movimento relativamente all'immagine di sé, e in realtà poi anche all'immagine degli altri, ma parliamo del sé, questo movimento oscillatorio fa sì che non si trovi mai alla fine una centratura, una stabilità, un punto fermo nel dire: oh, è questa roba qui, io sono questa cosa qui. Ma questo continuo movimento che cosa lascia? Un vuoto alla fine, uno spazio, ed è quello lì che porta a questo vissuto emotivo così tanto difficile da descrivere. Quindi rimanda alla dimensione dell'identità. Pensate che nei momenti di maggiore consapevolezza le persone con un disturbo borderline mi dicono: dottore, io non so chi sono. Questo rende perfettamente l'idea di quanto ho appena descritto, di queste rappresentazioni contraddittorie, oscillanti, che si alternano anche in maniera rapida e che non lasciano la possibilità di come dire, afferrare effettivamente quello che è una rappresentazione stabile e integrata. Addirittura poi questi sentimenti di vuoto possono anche sfociare in una vera e propria angoscia che ha a che fare con una frammentazione del sé, quindi questo fenomeno, diciamo, di oscillazione, di non integrazione portato un po' all'estremo, e allora lì si possono avere degli cosiddetti scivolamenti psicotici. Poi di solito questo comporta ovviamente a un ricovero, eccetera. Ecco, un'altra distinzione importante relativamente a questi sentimenti di vuoto è quella con la noia, perché alcuni potrebbero dire: ma anch'io ogni tanto provo un senso di vuoto quando non so cosa fare. Allora si sta utilizzando in maniera un po' impropria il termine, perché la noia ha invece a che fare con un'assenza di scopi attivi, un'assenza di mete, di obiettivi in quella determinata situazione specifica. Ad esempio, le persone con un disturbo narcisistico frequentemente vivono questi stati mentali, frequentemente vivono questo sentimento, perché fanno fatica a sintonizzarsi di fatto con gli altri, e questo, diciamo, rende un po' povero di pathos, per così dire, il proprio mondo interiore. L'altro diventa interessante solo nel momento in cui mi serve per raggiungere un determinato scopo, altrimenti non me ne frega niente, fondamentalmente. Comunque, la noia ha a che fare con questo, con l'assenza di scopi attivi, non c'entra con i sentimenti di vuoto. Allora, anche questo può essere utile poi per fare, se vogliamo, anche una diagnosi differenziale. Ecco, vi ho spiegato un po' di che cosa si tratta quando si parla dei sentimenti cronici di vuoto, del perché non è depressione, del perché non è noia, e magari questo può aiutarvi un po' a riconoscere meglio questo tipo di vissuto emotivo che davvero può essere particolarmente spiacevole per il soggetto che ne fa esperienza, almeno questo è quanto mi riportano i miei clienti. Ecco, spero che questo video vi abbia interessato. Continuate a seguirci e a leggere i nostri articoli sul nostro sito internet. Grazie, ciao!